Salve, ho creato questo video di risposta al video di Joe Huntington per la delusione dell'evento della presentazione dell'iPhone OS 3.0. Secondo me questa è un'ottima release e non capisco perché Joe Huntington sia deluso, non so quali superpoteri si aspettava dalla Apple, anche perché comunque dobbiamo ancora aspettare il nuovo iPhone, che non sappiamo ancora come possa essere. È possibile anche che all'uscita dell'iPhone ci siano altre funzioni ancora tenute segrete, proprio perché l'hardware del nuovo iPhone non si conosce. Quindi qualcuno ha parlato di telecamere, di fotocamere interna e esterna, quindi anche una possibile videochiamata, cioè nessuno lo sa. Comunque, adesso farò una breve carrellata, spero più breve possibile, delle nuove funzioni integrate. Quindi ci saranno 1000 nuove API per lo sviluppo delle applicazioni, quindi nuove 1000 funzionalità. La prima funzione è che si potranno scaricare, cioè se io faccio, che ne so, compro un'applicazione come The Sims, potrò comprare, che ne so, vestiti, elettrodomestici, accessori, senza dover scaricare altre applicazioni. Compro quella e basta. E dopo, oppure, che ne so, un'applicazione per le guide e mappe della città. L'applicazione iniziale è gratuita, poi ogni mappa si paga senza dover scaricare altre. La connessione peer-to-peer, quindi se io, che ne so, sto giocando a un gioco tipo come Highball e, che ne so, sto in un parco, tramite Bluetooth lui ricerca con la tecnologia Bonjour se ci sono altre persone con quel gioco aperto, e se ci sono possiamo gareggiare insieme senza codice di pairing. E questo funziona anche in tutte le altre applicazioni, quindi diciamo il Bluetooth è sbloccato. Questo penso che sia appurato. Si potranno controllare gli altri accessori, quindi diciamo se che ne so, un'azienda crea come hanno fatto vedere, un misuratore di pressione, poi creano un'applicazione per controllarlo e tramite telefono si registra tutti i dati, oppure il misuratore di indice glicemico o qualsiasi cosa. Il push, cioè il push praticamente è per evitare il multitasking che consuma troppa batteria, troppa RAM e troppa CPU. Fanno un servizio chiamato push notification, cioè se io sto chattando e chiudo l'applicazione, chiude tutto quanto e non ricevo nuovi messaggi. Allora loro che fanno? Il messaggio che in realtà doveva inviare a me sarebbe inviato a un server Apple. E il server Apple, quando riapro l'applicazione, mi invierà tutti i nuovi messaggi. E perché naturalmente l'iPhone dovrà mantenere una connessione diretta tra l'iPhone e questo server Apple. E il server Apple comunicherà diciamo, sull'icona, se vedrà la notifica dei nuovi messaggi, un suono e se potrà vedere anche un'anteprima del messaggio in stile come gli SMS, insomma, per capirci. Non si sa se sarà a pagamento, dato che si usa un server Apple esterno e hanno fatto vedere anche una nuvoletta, quindi è possibile che sia in connessione con MobileMe. Servizio a pagamento l'Apple che costa quanto? 69 euro, non so, io non lo uso, quindi non ne ho idea. Copia e incolla, naturalmente, finalmente aggiungere copia e incolla tra tutte le applicazioni e copia e incolla anche delle foto. Per annullare, copia e incolla, basterà agitare l'iPhone e lui verrà fuori un menu contestuale in cui si può scegliere di annullare. Poi, la landscape, cioè verrà inserito la tastiera panoramica sia in mail, in note e in tutte le applicazioni dove si inserisce il testo anche di terze parti. Si potranno cancellare gli SMS individualmente e inoltrarli. Si potrà controllare le mappe di Google Map anche da altre applicazioni, quindi diciamo sarà possibile creare navigatori come il TomTom solo per iPhone. Supporto per IMMS, anche se Joe Huntington dice che è una tecnologia morta. Diciamo in America la situazione è diversa, perché in America si va a abbonamento. Io pago 20-30 dollari al mese, con quella cifra ho telefonate fissi gratuite, che diciamo in America i fissi gratuiti c'è da 15 anni, 20 anni. Chiamate ai cellulari inclusi,
SMS, MMS, navigazione inclusa. Quindi diciamo, io posso mandare 500 MMS al mese, non pago nulla, perché già pago quello lì. Quindi diciamo, con l'MMS si potranno spedire foto, contatti che si aggiungono automaticamente alla rubrica del ricevente, file audio e coordinate. Quindi diciamo, la coordinata di un negozio, la coordinata di un ristorante, di un Apple Store, quello che volete, io la invio e il ricevente la vede automaticamente nelle mappe, sempre se ha un iPhone. Se non ha un iPhone, vede la coordinata dopo, non so, voice memos, quindi diciamo la possibilità di creare dei memo vocali, anche se non è chiaro se questo sarà disponibile nell'iPod Touch, dato che hanno fatto vedere una schermata prima dell'iPhone, della nuova schermata che ci sarà e poi dell'iPod Touch, e l'icona del voice memo non c'era. Anche se diciamo, l'iPod Touch di seconda generazione ha il microfono integrato, cioè bisogna inserirlo nella cuffia, con la cuffia o con il microfono funziona. Quindi diciamo in teoria, però non lo so. In Calendar si potranno inserire, oltre al calendario normale Exchange, anche Caldav, che è usato da Yahoo, non so se anche da Google, e da Mac OS X Server. E le sottoscrizioni, quindi diciamo tipo RSS, aggiungeranno automaticamente l'evento in calendar. Alcune nuove funzionalità nella borsa, ma non so quante persone possa inserire, possa interessare. Questo è molto interessante, Spotlight. In Spotlight, praticamente prima della schermata, cioè adesso questo è un iPod, prima del primo pallino, ci sarà una lente di ingrandimento come su macOS, e ci sarà un campo di ricerca. A quel punto da lì si potrà cercare dentro i contatti, nelle note, nei mail, negli SMS e nella musica, quindi titoli della musica e calendar e soprattutto le applicazioni. Quindi diciamo, io non, ho come esempio 6 pagine di applicazioni, non ci ho, è stata sfogliata tutte quante, digito il nome dell'applicazione e lui l'apre. Cioè l'apre, me la fa vedere, clicco e l'apre, che sia molto comodo. Poi ci sono cioè le nuove funzionalità, sono 100, un centinaio, e diciamo qui ho detto solo le maggiori, comunque ce ne sono molto altre. Anche l'applicazione YouTube sarà migliorata, quindi si potrà loggare nell'applicazione YouTube con il proprio nome utente e password, quindi avere i propri preferiti, i propri video già fatti, si potrà dare il rating a un altro video, si potrà sottoscrivere a can altri canali, perché diciamo la verità, l'applicazione che ha fatto la Apple per di YouTube sull'iPhone e Apple Touch fa schifo, perché non permette di visualizzare né in alta definizione. Vabbè, che in alta definizione lo schermo dell'iPod Touch è quello che è. Forse il nuovo iPod Touch sarà anche HD, nessuno lo sa. E questo è. Quindi diciamo, pregherei Joantincon o di fare un video di risposta o comunque di commentare questo video per capire un attimino il perché è così deluso e cosa realmente si aspettava da questo evento, dato che comunque dobbiamo ancora sapere quali funzionalità hardware avrà veramente il nuovo iPhone? È possibile anche che aggiorneranno un nuovo iPod Touch, l'iPod Touch di seconda generazione? Non lo so. Non credo. E questo è tutto. Grazie.